Fra poco il notiziario di ETV. Tutti i fatti, la cronaca e la politica della tua città. Tortellino Art è il gioiello di Bologna. Fiero di essere bolognese, il tortellino presta il suo design a un gioiello elegante e divertente. In oro e argento, finemente decorato a mano con smalti preziosi. Scopri di più su www.oromoda.net. Sgomberato dalle forze dell'ordine questa mattina, l'immobile in via Stalingrado, occupato il 19 novembre scorso, era fatiscente e pericolante e poneva in grave pericolo gli occupanti, spiega ai nostri microfoni il prefetto Attilio Visconti. La salma di Biagio Carabellò è stata restituita alla famiglia. A darne notizia è legale dei familiari, l'avvocato Barbara Iannuccelli, che dice «è un atto importante e presto celebreremo il funerale di Biagio in Bolognina». Il corpo dell'operaio bolognese fu ritrovato a Parco Nord, a Bologna, il 23 marzo dell'anno scorso. Dal 2015 non si avevano più tracce. Cominciati oggi gli scioperi regionali indetti da CGIL e UIL contro la legge di bilancio che il governo Meloni si appresta a varare, in Emilia-Romagna scuola, sanità, servizi pubblici e attività private a singhiozzo nella giornata di venerdì prossimo, 16 dicembre. In piazza Lucio Dalla parleranno i segretari dei due sindacati, Lunghi e Zignani. Un nuovo strumento informatico da oggi a disposizione dei tecnici e di qualunque cittadino per vedere tutta la città di Bologna in 3D. Si tratta di una mappa interattiva già raggiungibile sul web nel portale del Comune di Bologna. Lo strumento può avere applicazioni sia sul profilo urbanistico che di progettazione. Giorni fa in un nostro servizio avevamo anticipato la chiusura al traffico passeggeri causa lavori di interramento del tratto cittadino della linea ferroviaria Bologna-Porto Maggiore. Oggi torniamo sull'argomento per parlarvi di Risiero Lotti, un ex ferroviere che per decenni si è adoperato per la riqualificazione di questa infrastruttura dopo aver contribuito a salvarla mezzo secolo fa dallo smantellamento. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di ETG, lo avete sentito dai titoli, si è concluso intorno alle 13 di oggi il presidio in via Stalingrado a Bologna degli attivisti Infestazioni, un sit-in nato a seguito dello sgombero dello stabile occupato lo scorso 19 novembre, una operazione che ha paralizzato il traffico intorno alla zona fiera. Ma facciamo il punto nel servizio di Maria Elena Mele. Hanno smantellato la tensostruttura e poi con lo striscione a capo del corteo si sono diretti verso la tettoia Lucio Dalla. Si è conclusa così la mattina di protesta degli attivisti di Infestazioni che hanno dettato il tempo dei bolognesi che hanno transitato in zona fiera. Il loro è stato un contropresidio a seguito dello sgombero dello stabile di via Stalingrado occupato lo scorso 19 novembre dagli stessi attivisti. L'imponente dispiego delle forze dell'ordine, l'immobile del civico 31 è stato circondato su tre lati dai blindati di polizia e guardia di finanza, è arrivato all'alba di questa mattina alle 6.30 circa, è iniziato lo sgombero del locale, un'operazione che di per sé ha richiesto poche ore alle 9.30 circa, infatti l'edificio è stato evacuato senza particolari problematiche. Gli unici a presidiare l'interno dello stabile sono stati tre giovani attivisti che avevano trovato riparo su una struttura costruita su un albero, mentre il restante del gruppo di Infestazioni ha piantato le tende in via Stalingrado angolo via Aldo Moro, una situazione che ha creato enormi disagi al traffico nell'area della fiera con la polizia locale che ha chiuso diverse strade e questo ha generato lunghissime code di automobilisti arrabbiati. Il presidio dentro e fuori lo stabile è proseguito tutta la mattina e gli attivisti non hanno mancato di intonare i cori di protesta. Continuiamo nonostante la neve, portate bevande calde, termos per un'altra colazione resistente, hanno dichiarato al megafono e hanno chiamato in causa l'amministrazione comunale. Dal canto suo il sindaco Matteo Lepore ha dichiarato: non credo che nessuna richiesta giustifichi un'occupazione di quel tipo, ringrazio le forze dell'ordine per il loro lavoro che in questo momento è particolarmente complicato. Intorno alle 13 gli ultimi tre ragazzi sono scesi, probabilmente anche spinti dalle cattive condizioni del meteo e dal freddo. Oggi abbiamo deciso di distruggere il murales realizzato la scorsa settimana perché non vogliamo lasciare niente alla monetizzazione privatistica dei pochi. Ridipingeremo nel prossimo spazio, hanno annunciato gli occupanti che hanno previsto un nuovo corteo per sabato.
E sullo sgombero che è avvenuto questa mattina è intervenuto anche il prefetto di Bologna Attilio Visconti, che ha detto lo stabile era fatiscente, pericolante e tra l'altro metteva in grave pericolo proprio gli occupanti. Signor prefetto, le chiediamo un commento sul sgombero dell'immobile in via Stalingrado di questa mattina. Lo sgombero di questa mattina rientra in una attività decisamente ordinaria, perché fa seguito a un decreto dell'autorità giudiziaria che lo ha previsto, in quanto questa struttura è risultata estremamente fatiscente e pericolante e quindi poneva in grave pericolo gli occupanti. Si è dovuto procedere quindi all'allontanamento e alla poi chiusura definitiva con muratura di questo stabile. Ecco, lo sgombero si è svolto tutto regolarmente? Sì, dalle notizie io ho seguito da stamattina insieme al questore, che mi ha informato puntualmente di tutto, si è svolto regolarmente, c'è stato un attimo di fuori programma quando due giovani si sono arrampicate su un albero, ma in questi minuti mi dicono che sono già scesi e quindi tutto è andato secondo programma. Sono previsti incontri per monitorare la situazione occupazioni? Allora, il tema dell'occupazione è un tema caldo sul quale noi poniamo attenzione in tutti i comitati dell'Ordine di Sicurezza Pubblica, che come sa io svolgo settimanalmente e conseguentemente anche questa settimana faremo un comitato e discuteremo di questo. Poi naturalmente i temi su Bologna con la fine dell'anno sono tantissimi, a cominciare dalla sicurezza per il Capodanno, ma complessivamente per tutte le festività natalizie. Domani proprio terrò un comitato di sicurezza pubblica con questi due temi all'ordine del giorno. Complessivamente si tratta del primo periodo natalizio e di Capodanno in assenza assoluta di misure restrittive, il primo vero Capodanno fuori dal Covid e conseguentemente ci attendiamo un momento di festa, un momento di gioia nelle strade, nelle piazze, e vogliamo che questi momenti siano vissuti con grande serenità. Ecco perché adotteremo delle misure molto adeguate alla circostanza e alla festa, questo per garantire a tutti i cittadini di partecipare con gioia e serenità a questi eventi. Dal 6 dicembre non si hanno notizie di Eligio Di Stefano e adesso la prefettura di Bologna ha istituito una cabina di regia. L'uomo 51 anni residente in via Pasubio a Bologna è uscito di casa senza portafogli e telefono. A denunciarne la scomparsa è stata la sorella, che la sera del 6 dicembre non lo ha visto tornare a casa. Si sono attivati soccorsi con vigili del fuoco, impegnati sia con i sommozzatori che con le unità cinofile. Alla squadra di ricerca si sono uniti anche i volontari di alcune associazioni di volontariato. L'area di ricerca è compresa tra via Pasubio e zona Certosa, il fiume Reno e anche i prati di Caprara. La Procura di Bologna ha disposto la restituzione della salma di Biagio Carabellò alla famiglia. L'operaio scomparve nel novembre 2015 e il 23 marzo del 2021, dopo anni di ricerche e indagini, le sue spoglie sono state ritrovate al Parco Nord. Maria Elena. La salma di Biagio Carabellò è stata restituita alla famiglia. A darne notizia è legale dei familiari, l'avvocato Barbara Iannuccelli. La restituzione della salma è un indice che nessun altro tipo di accertamento la procura può svolgere su quei resti, per cui la restituzione è un atto importante che sicuramente precede anche la presa di posizione della procura, no, su questo caso. Quindi a breve sapremo anche quale sarà il destino giudiziario di questo caso, chiuso e riaperto tante volte, e speriamo insomma di avere delle risposte soddisfacenti sia in un senso che nell'altro. Ecco. Un'altra cosa importante è che finalmente i familiari possono celebrare l'esequie di Biagio. Assolutamente sì, in verità l'intero quartiere Bolognina attende Biagio, perché il famoso giallo della Bolognina è un giallo che ha tenuto sotto scacco Bologna, l'intera Bologna, ma anche il quartiere stesso dove Biagio è nato, cresciuto e soprattutto morto. La mamma di Biagio, che è una signora anziana che non sta bene, per cui come desiderio da mamma lei aveva sempre espresso quello di
di almeno celebrare il funerale per Biagio. Il corpo di Biagio Carabellò fu ritrovato al Parco Nord in via Stalingrado a Bologna lo scorso 23 marzo 2021. Dal 2015 non si avevano più tracce dell'operaio bolognese. Ad oggi l'inchiesta vede indagate due persone per omicidio, sempre rimaste a piede libero. Già quando comunque Biagio è stato ritrovato, dopo circa 6 anni dalla sua scomparsa, sicuramente era stato messo già un punto fermo su tutto ciò che di Biagio poi veniva detto in modo assolutamente inesatto. C'era chi diceva che era addirittura partito per i mari del sud, o si era aperto un bar in Thailandia, aveva avuto una grossa vincita di denaro, se n'era andato. Invece il povero Biagio, il giorno stesso della sua scomparsa, lì è stato messo e lì è stato trovato. Ancora cronaca, un marocchino di 37 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Castello di Serravalle per violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. A chiamare le forze dell'ordine è stata la moglie, un'italiana di 31 anni, che chiedeva aiuto in quanto il marito, gravato da un provvedimento del giudice emesso a ottobre, le si era avvicinato importunandola e offendendola nei pressi di un esercizio pubblico di Castello di Serravalle. Giunti sul posto, i militari dell'arma hanno sorpreso l'uomo vicino alla donna e lo hanno arrestato. Per la pagina sindacale, a partire da oggi, martedì 13 dicembre, CGIL e UIL hanno indetto scioperi generali regionali in tutta Italia per la manovra di bilancio del governo. Per quanto riguarda l'Emilia-Romagna, quindi anche Bologna, l'astensione dal lavoro di molte categorie è stata fissata per venerdì 16 dicembre. Andiamo a vedere le modalità dello sciopero. Scuola, sanità, banche, assicurazioni, trasporto pubblico. Diversi settori coinvolti dallo sciopero generale regionale proclamato per venerdì prossimo 16 dicembre nella nostra regione da CGIL e UIL per tutte le categorie del lavoro pubblico e privato in segno di protesta contro la legge di bilancio. Per quanto riguarda il servizio bus a Bologna, i lavoratori Tiper incroceranno le braccia dalle 11.30 alle 15.30. In questa fascia oraria non sarà garantito il servizio di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, così come non sarà garantita la regolarità delle navette tra aeroporto e stazione gestite dalla Marconi Express. Si fermeranno anche i lavoratori delle ferrovie dalla mezzanotte fino alle 21 del 16 dicembre, ma verranno comunque garantiti i treni dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 e i collegamenti dell'alta velocità. Sempre nella giornata di venerdì, prevedibili lezioni a singhiozzo anche nelle aule scolastiche per l'astensione del personale aderente allo sciopero e sportelli chiusi in altri settori della pubblica amministrazione. La giornata di protesta di venerdì prossimo è stata indetta da CGIL e UIL, ma non dalla CISL, contro una legge di bilancio che viene definita socialmente iniqua, che penalizza i lavoratori e pensionati alimentando il lavoro povero e precario, mentre premia gli evasori e costruisce un fisco ingiusto. Manifestazioni si terranno in diverse città. A Bologna, a partire dalle 10, è prevista una iniziativa in piazza Lucio Dalla, cui prenderanno parte il segretario generale della UIL Emilia Romagna Giuliano Zignani e il segretario generale CGIL Metropolitana di Bologna Maurizio Lunghi. Un nuovo strumento informatico a disposizione dei tecnici ma anche di qualunque cittadino per poter vedere tutta la città di Bologna in 3D. Lo strumento può avere delle applicazioni sul profilo urbanistico ma anche di progettazione. Massimo Ricci. È online da oggi Bologna in 3D, la mappa web che consente di visualizzare in modalità tridimensionale il contenuto della carta tecnica comunale del Comune di Bologna. Si tratta di un aggiornamento della cartografia in scala 1 a 2000, realizzata nel 2001 con il metodo fotogrammetrico diretto, eseguito in particolare per gli edifici mediante l'utilizzo degli elaborati progettuali provenienti dalle pratiche edilizie presentate per nuove costruzioni o per interventi di una certa rilevanza con modifiche ai volumi preesistenti. Come fonti secondarie di appoggio o di verifica sono state utilizzate ortofoto di precisione e un recente rilievo aereo con un nuovo sensore che ha prodotto immagini di elevata risoluzione e con ampie aree di sovrapposizione. Il Comune dispone di una serie consistente di tali librerie di immagini dal momento che a partire dal 2005 sono stati realizzati rilievi con cadenza annuale e recentemente
recentemente sono stati introdotti anche dati LIDAR rilevati attraverso un nuovo dispositivo laser. Per la creazione, pubblicazione e gestione del modello web 3D sono stati utilizzati vari strumenti di tecnologia ESRI. Il risultato è un contenuto geografico tematizzato che consente di visualizzare e analizzare informazioni come l'altezza degli edifici in un ambiente 3D intuitivo ed interattivo. Questo sistema 3D, spiega l'assessore all'innovazione digitale Massimo Bugani, può essere utilizzato con varie attività dall'amministrazione, come ad esempio la pianificazione urbanistica o la progettazione di nuovi edifici e impianti. Insieme al modello digitale del territorio, rappresenta la base per un rendering 3D della città, molto utile anche nella comunicazione ai cittadini e per iniziare a fare simulazioni e studi predittivi. Giorni fa in un nostro servizio avevamo anticipato la chiusura al traffico passeggeri causa lavori del tratto Stazione Centrale, Stazione Roveri lungo la ferrovia, la linea ferroviaria Bologna-Porto Maggiore. E oggi torniamo proprio su questo argomento per parlarvi di Risiero Lotti, un ex ferroviere che per decenni si è adoperato per la riqualificazione di questa infrastruttura dopo aver contribuito a salvarla mezzo secolo fa dallo smantellamento. Gabriele Sciarra. Con la chiusura due giorni fa della tratta Bologna Centrale Stazione Roveri per l'avvio dei lavori di interramento dei binari, torna alla ribalta l'ultracentenaria linea ferroviaria Bologna-Porto Maggiore. Padre della riqualificazione dell'importante infrastruttura può essere considerato il signor Risiero Lotti, che con il suo attivismo ha salvato prima la linea ferroviaria dallo smantellamento, quando negli anni 60-70 l'allora governo decise di tagliare quelli che considerava rami secchi e successivamente negli anni 80 cominciando ad ipotizzare l'interramento dei binari per risolvere i problemi dei passaggi a livello che mettevano in conflitto il traffico su gomma di importanti vie cittadine e quello su ferro della Bologna-Porto Maggiore. Il signor Lotti, da buon ex ferroviere, aveva le idee chiare e uno sguardo che si spingeva oltre l'orizzonte, il futuro, avrebbe viaggiato su ferro. Per diffondere il suo pensiero fondò anche l'associazione Cirenaica, che occupandosi dei problemi della zona di Via Libia diventò anche un punto di ascolto per i cittadini della zona che si lamentavano del continuo scampanellio dei passaggi a livello o del traffico congestionato a causa delle sbarre spesso chiuse. E quando i binari, quando i passaggi a livelli sono passati anche da manuale ad automatico, e le campane danno anche fastidio parecchio agli abitanti di vicino, i quali protestavano continuamente, mi venivano a dire eccetera, però pazienza. Poi un altro aspetto ancora pesante, essendo vicino all'ospedale Sant'Orsola, alcune che non erano, che gli autisti non erano pratici della zona, si inchiodavano davanti ai binari. E questo era gravissimo perché naturalmente lì, essendo vicino all'ospedale, come dicevo, era inevitabile che ci fosse questo problema qua. Ma non solo via Libia, ma anche via Rimesse era sempre inchiodata quando c'erano, e venivano dai traffici delle code di chilometri anche. Così l'idea dell'interramento uscì dalla mente di chi per passione e convinzione aveva accompagnato l'evoluzione dell'ex Veneta da ferrovia agricola a ferrovia industriale per coinvolgere enti e istituzioni. Una incubazione lunghissima, durata più di 20 anni, ma che approda ora ad un risultato concreto. Al termine dei lavori, che dureranno poco più di un anno, spariranno 5 passaggi a livello e sarà riqualificato urbanisticamente l'intera zona attraversata dal tracciato dell'antica linea ferroviaria che dopo più di un secolo di vita diventerà molto simile ad una prima vera metropolitana cittadina. Mi sento in debito con il pubblico del 2 luglio, a dirlo è il cantautore bolognese Cesare Cremonini, che ha ricevuto dalle mani del sindaco di Imola il grifo Città di Imola, la massima onorificenza cittadina, e lo ha fatto proprio in contemporanea con l'uscita sul grande schermo del film sul concerto evento del 2 luglio scorso, per l'appunto, all'autodromo di Imola. Lo scorso fine settimana la sala del Consiglio Comunale di Imola era piena di fan, oltre che di autorità cittadine, che hanno accolto con entusiasmo la consegna da parte del sindaco Marco Panieri del grifo Città di Imola a Cesare Cremonini. Proprio in concomitanza con l'uscita nelle sale italiane del film concerto Cremonini Imola 2022 Live, Panieri ha infatti voluto conferire la massima onorificenza cittadina al cantautore bolognese.
Il primo grifo che consegniamo come amministrazione, come sindaco, è una grande opportunità per noi, più che altro per ringraziare Cesare Cremonini e il suo pubblico per quello che è stato in questo anno straordinario, dai concerti a tantissimi eventi sportivi in autodromo, ma in particolare quello di Cesare Cremonini ha significato per Imola un grandissimo evento e poi è stata l'occasione per condividere due legami molto forti. La canzone Mondo, penso che ha rappresentato per le luminarie di Natale anche un legame col centro storico, e quella frase quando se non corre più, un momento triste della nostra comunità che Cesare ha vissuto nel 94 e che ha legato ulteriormente la sua figura a noi. Il film ha portato sul grande schermo il concerto evento tenutosi all'autodromo Enzo e Dino Ferrari lo scorso 2 luglio, con grande successo di pubblico, oltre 75.000 persone, e Cremonini non ha dubbi, tornerà a Imola sicuramente. Avere la possibilità di rivedere il pubblico di questo show, di questa notte magica del 2 luglio, trasmette un'emozione fortissima, è veramente un pubblico a cui io devo dire grazie, in cui mi sento in debito. Imola è, da quando sono piccolo, proprio un luogo che è come se abbracciasse in qualche maniera anche la mia infanzia, perché io vivo Bologna ma sono nato nelle campagne oltre Bologna, quindi avevo un braccio, no, allungato verso Imola e poi verso la Romagna, e fin da quando da piccolino con mio papà andavamo a vedere le gare all'autodromo, la domenica andare al ristorante, queste tradizioni anche se vuoi esattamente festive degli emiliani, ecco, che si rincorrono nella mia memoria, quindi questo premio, questo giorno per me è davvero molto speciale, è qualcosa che non mi aspettavo ma che ha un valore molto molto particolare per me. Tanta partecipazione per il Canta Natale in occasione del 27° anniversario della scomparsa di Marielle Ventre, la storica direttrice del piccolo coro dell'Antoniano, ad officiare la messa il Cardinale Zuppi, ma prima c'è stato un vero e proprio spettacolo con la narrazione di Giorgio Comaschi, il coro del Verdi Note dell'Antoniano e quello I Vecchioni di Marielle. Andiamo a vedere. Ogni anno gli amici di Marielle Ventre si ritrovano alla Santa Messa che si celebra in occasione dell'anniversario della sua scomparsa per ricordarla nell'atmosfera da lei tanto amata dei giorni prossimi al Natale. Sabato, in occasione del 27° anniversario, l'arcivescovo di Bologna, Sua Eminenza il Cardinale Matteo Maria Zuppi, l'ha presieduta nella chiesa parrocchiale Corpus Domini di Via Enriques a Bologna. Marielle è stata costante perché ha trovato la sua vocazione, quella per cui stava bene, anche quando stava male. Mi ha colpito tanto rileggere che lei ha diretto per l'ultima volta il coro ed è morta dopo 20 giorni. Ed era severa e materna. Le due cose spesso, se non vanno assieme, è pericoloso. Perché se uno è solo severo e non è materno, dopo un po' dice scusa. Se uno è solo materno e gliele fa passare tutte, non c'è scuola, non c'è più niente. I canti sono stati eseguiti dal coro Le Verdi Note dell'Antoniano, a precedere la Santa Messa il Canta Natale 2022 da Betlemme a Greccio, narrazione in musica del Natale e del Presepio, che finalmente dopo due difficili anni di pandemia è stata riproposta nella formula tradizionale per ricordare il suo ideatore e autore, padre Berardo Rossi. Voce narrante Giorgio Comaschi, con la parte musicale affidata al coro Vecchioni di Marielle, all'armonicista William Tedeschi e al coro dei bambini della scuola primaria paritaria Marielle Ventre di San Pietro in Casale. Torniamo in studio tra pochi minuti. Tortellino Art è il gioiello di Bologna. Fiero di essere bolognese, il tortellino presta il suo design a un gioiello elegante e divertente. In oro e argento, finemente decorato a mano con smalti preziosi. Scopri di più su www.oromoda.net. Infortunistica Tossani. Da 70 anni lavoriamo per dar peso alla parola dei più deboli. Abbiamo assistito migliaia di persone vittime di un sinistro, ottenendo per loro un risarcimento giusto. Grazie alla nostra storia ed esperienza che ci contraddistingue, oggi siamo presenti in tutta Italia.
Infortunistica Tossani. La storia del risarcimento. 800-699-181. Tra i più importanti saloni di Bologna da oltre 25 anni, Magica Parrucchieri è molto più di un hairstylist. Uno staff giovane e dinamico all'interno di un concept store al servizio della tua immagine, per la cura e la bellezza dei tuoi capelli. In una location dedicata troverete ad accogliervi la professionalità di Estetica Lara. Rimani sempre aggiornato seguendo Magica Parrucchieri anche su Facebook e Instagram. Magica Parrucchieri ed Estetica Lara, via Procaccini 10, telefono 051 36 16 12, 051 36 16 06. La TV cambia. Guardiamo avanti. Dal 21 dicembre i canali TV saranno visibili solo in alta definizione. Per continuare a vedere i tuoi programmi preferiti è necessario sostituire il tuo televisore o dotarlo di un nuovo decoder. Per saperne di più vai sul sito, chiama il call center o scrivici su WhatsApp. Buonasera, mi dica tutto. Buongiorno, mi dica. Buongiorno, posso aiutarla? A noi della Ventura Elettrodomestici di Casalecchio di Reno piace servire la gente, piace stare con la gente. Ma che pazienza, signora, con questi uomini. La staga buona, la staga buona. Signora, mi scusi, ho sbagliato la misura. Ma dov'è il problema? Noi gliela cambiamo. Le do una mano. Per questo Ventura Elettrodomestici di Casalecchio di Reno, da 60 anni e sempre, affidabilità! Tortellino Art è il gioiello di Bologna. Fiero di essere bolognese, il tortellino presta il suo design a un gioiello elegante e divertente, in oro e argento, finemente decorato a mano con smalti preziosi. Scopri di più su www.oromoda.net. Fianco alle Muse inquietanti, una delle opere più iconiche di Giorgio De Chirico. Di questo parleremo nella prossima puntata di Daedalus, in onda giovedì sera alle 21 su ETV Rete 7, la storia di questo famosissimo pittore attraverso le sue opere dal periodo barocco a quello che si definisce periodo della neometafisica. Giovedì sera alle 21 su ETV Daedalus. Torniamo in studio con l'Hotel Majestic, meglio conosciuto con il suo vecchio nome di Baglioni, che ieri ha festeggiato i suoi 110 anni con un'atmosfera stile Belle Époque. Giuseppe Pilloni. L'atmosfera effervescente e i fasti della Belle Époque. Il Grand Hotel Majestic, già Baglioni ha festeggiato così i suoi 110 anni. La Belle Époque è il periodo storico d'inizio Novecento che si apre con le più importanti invenzioni, le automobili, la radio, il cinema, i primi velivoli, la mongolfiera, l'epoca degli splendidi manifesti pubblicitari disegnati da grandi artisti, delle grandi feste, degli alberghi dell'alta borghesia, dei caffè chantant, della villeggiatura, l'epoca in cui la grande arte si estende alle arti applicate, gli anni d'oro in cui trionfa il genere divertente e leggero dell'operetta, ideale trend union tra melodramma classico e musical. Eleganza, spettacolo e sfarzo sono gli ingredienti principali che hanno arricchito i festeggiamenti dei 110 anni del Majestic in un immaginario viaggio nel tempo all'indietro verso gli albori della sua fondazione. Gli anni 10 del Novecento vedono trionfare l'operetta come evoluzione del grande melodramma divertente e avvincente. Molte arie da operetta sono tuttora famosissime e coinvolgenti. I brani, alternati a canti tradizionali natalizi, sono stati eseguiti in costume Belle Époque dagli artisti della compagnia Teatro Musica Novecento, diretti dal maestro Stefano Giaroli, Teresa Dini, Alessandro Busi, Adriano Bacchi, Norberto Nardini, con la partecipazione straordinaria del tenore Stefano Consolini e di alcuni ballerini. Gli ospiti sono stati al centro delle esibizioni come parte integrante dello spettacolo e non semplici spettatori. Siamo al calcio con il Bologna, domani di scena a Palma di Maiorca per un amichevole, ultimi test prima della ripresa del campionato a gennaio. Vediamo.
Settimana di amichevoli per il Bologna che domattina partirà per le Baleari, alle 18 infatti è in programma la sfida contro il Mallorca. Non ci saranno Bonifazi e Zirkzee, rimangono a Bologna anche De Silvestri e Sansone, entrambi fermati da un affaticamento al polpaccio. Ultimi giorni di vacanza invece per Skorupski ed Ebischer che torneranno a disposizione soltanto fra giovedì e sabato dopo l'impegno ai mondiali. Diverse assenze dunque per Thiago Motta che affronta una formazione a metà classifica nella Liga con Murici e Nastasic, vecchie conoscenze del campionato italiano. Dopo questa amichevole, giovedì la squadra rossoblu tornerà subito a Casteldebole, sabato infatti è in programma la sfida con il Gorica, al momento ultima nella massima serie croata, partita che TV trasmetterà in differita sabato alle 17. Thiago Motta spera di recuperare quasi tutto l'organico, a parte Zirkzee, almeno per l'incontro del Bentegodi contro il Verona del 22 di dicembre. Sarà l'ultimo test amichevole prima della ripresa del campionato, che prevede per i rossoblu la trasferta del 4 gennaio a Roma. Questo era l'ultimo servizio, prima di salutarci però andiamo a rivedere i titoli principali di oggi. Sgomberato dalle forze dell'ordine questa mattina, l'immobile in via Stalingrado, occupato il 19 novembre scorso, era fatiscente e pericolante e poneva in grave pericolo gli occupanti, spiega ai nostri microfoni il prefetto Tiglio Visconti. La salma di Biagio Carabellò è stata restituita alla famiglia. A darne notizia il legale dei familiari, l'avvocato Barbara Iannuccelli, che dice «è un atto importante e presto celebreremo il funerale di Biagio in Bolognina». Il corpo dell'operaio bolognese fu ritrovato a Parco Nord, a Bologna, il 23 marzo dell'anno scorso. Dal 2015 non si avevano più tracce. Cominciati oggi gli scioperi regionali indetti da CGIL e UIL contro la legge di bilancio che il governo Meloni si appresta a varare, in Emilia-Romagna scuola, sanità, servizi pubblici e attività private a singhiozzo nella giornata di venerdì prossimo, 16 dicembre. In piazza Lucio Dalla parleranno i segretari dei due sindacati, Lunghi e Zignani. Un nuovo strumento informatico da oggi a disposizione dei tecnici e di qualunque cittadino per vedere tutta la città di Bologna in 3D. Si tratta di una mappa interattiva già raggiungibile sul web nel portale del Comune di Bologna. Lo strumento può avere applicazioni sia sul profilo urbanistico che di progettazione. Giorni fa in un nostro servizio avevamo anticipato la chiusura al traffico passeggeri causa lavori di interramento del tratto cittadino della linea ferroviaria Bologna-Porto Maggiore. Oggi torniamo sull'argomento per parlarvi di Risiero Lotti, un ex ferroviere che per decenni si è adoperato per la riqualificazione di questa infrastruttura dopo aver contribuito a salvarla mezzo secolo fa dallo smantellamento. Con i titoli è tutto, non ci sono aggiornamenti, ci fermiamo qui. Grazie per aver preferito l'informazione di ATV. Una buona serata. Da oggi l'informazione di ETV Rete 7 è disponibile gratuitamente sul tuo smartphone e potrai accedere a tutte le video news prodotte nel corso della giornata.